Tutti e benvenuti in questo nuovo tento video. Sto facendo un incidente bruttissimo. Come state? Allora, oggi stiamo andando a Lecco. Oggi nel senso è mattina, sono le 10.09. Avevate l'orologio dietro. A sbrigare delle commissioni che non avevamo fatto l'altra volta perché il fotografo era chiuso. Mi sembra che ve l'avevo detto. Comunque, stiamo andando a stampare delle foto, a comprare l'album per metterle dentro, a prendere la codice dei 12 mesi per Selena e poi ci dobbiamo fermare a prendere dei fiori per la nonna, perché oggi pomeriggio andiamo a trovare la nonna di Matteo e dobbiamo prendere anche il latte a Selena. Comunque dobbiamo fare un pochettino di commissioni, dobbiamo uscire e quindi ho deciso di registrare un video della nostra mattinata. Buona visione di questo video. Oggi c'è un tempo bruttissimo, pessimo, triste. Sì. Se volevo andare al mercato, ho detto non ci andiamo al mercato, andiamo al centro commerciale. Se brutto è brutto. Andiamo, vamonos, vamonos. Oggi c'è una marea di gente qua, ecco, infatti abbiamo fatto fatica a trovare pure parcheggio. Sei di qua? Questa qua è la cornice che mi piace un sacco. Ci sarebbe anche questa dei 12 mesi, però io voglio questa qua. E poi ci sono un sacco di album belli. Adesso dobbiamo decidere l'album. Questo qua sarebbe molto carino, però il rosa. Se no anche questo qua. Allora, con tanta fatica abbiamo scelto le foto da stampare. E poi non mi ricordavo il formato delle cornici che avevamo preso a Casanova. Quindi sono dovuta tornare giù, guardare e vabbè, comunque poi lo trovate. Abbiamo scelto le foto, abbiamo preso l'album, adesso però ce le devono stampare. Nel frattempo siamo entrati qua al supermercato e dobbiamo prendere il latte di Selena se lo vendono, perché se lo vendono, perché lei prende solo, non c'è, prende solo il granarolo. Un attimo. Ho incontrato una signora che ha partorito più o meno quando ho partorito io, allo stesso ospedale che ho partorito io, però non l'ho riconosciuta, quindi mi sa che non ci siamo mai beccate. Adesso scegliamo qua le arance e qualcos'altro, non mi ricordo. Arance prese, eccole qui, le tarocco, non le tradirò mai. E i fiori alla nonna di Teo, ci stavamo dimenticando, povera nonna. E però dobbiamo trovare il reparto fioraio qua. Lì ci sono dei vasi. Qua c'è tutta la parte di giardinaggio, fiori finti anche, no? Avanti di qua sarà. No! L'uovo di Pasqua al cioccolato bianco. Prendilo, dai. Abbiamo trovato i fiori, ma Matteo non è convinto. Ce n'è andato tristemente. Non sei convinto. Non lo so, l'ho ricevuto un po'. Sono belli questi. Questa polpetta si è mangiata un biscotto. E non contenta, ha preso pure il calzino. Sì? Mangiato tutto? Stiamo tornando su per fare le foto. Cioè per ritirarle. Siamo contenti da quando è nata che diciamo dobbiamo stampare. Ogni volta si rimandava. Adesso abbiamo fatto. Alla ricerca della macchina perduta. Adesso stiamo andando un attimo da Esselunga a prendere il latte per Selena e vediamo se lì a Matteo gli cominciano i fiori.
siamo fermati un attimino a fare benzina. Qua oltretutto è uno dei benzinai che costa un pochettino di meno, per cui i prezzi che sono aumentati, cioè fare benzina è un furto. Cioè, diciamo, in generale ho sempre pensato che avere una macchina sia un lusso. Poi sono cresciuta comunque in una famiglia senza la macchina, non avevo mai avuto la macchina. E niente, però poi, cioè, quando ce l'hai diventi proprio letteralmente dipendente. Però è un periodo questo, cioè, è folle. Niente, comunque, cioè, Selena, amore, adesso andiamo a casa, le preparo da mangiare. Mangia, fa il riposino. E quando lei dorme vi faccio vedere le cosine che abbiamo preso. E poi molto probabilmente questo video lo chiudo qua oggi, così avete visto la nostra mattinata. No amore, adesso mettiamo la musica. Oggi ho deciso di fare un po' di riso, così tanto per cambiare. Io l'ho già messo su perché già bolliva. E ieri gli ho cotto un po' di patata in più, quindi patata e prosciutto, l'omogenizzato di prosciutto. Noi invece penso che facciamo una pasta al sugo con il tonno, così ha detto Matteo. Comunque abbiamo preso le banane, abbiamo preso una busta di arance, sì, ve l'avevo detto prima, le tarocco. Poi abbiamo preso 10 uova, queste qua le abbiamo prese a lunga. Questo qua, lei beve questo. Uno e due le abbiamo prese perché l'abbiamo trovato in offerta e quindi ne abbiamo approfittato perché costa tanto il latte in polvere. E quindi ne abbiamo approfittato e ne abbiamo presi due. Poi, sempre lì all'Esselunga, abbiamo preso anche questo qua per Selena. Invece al Bennett abbiamo preso questo per noi, il muschio bianco, questo qua è l'ammorbidente concentrato, e questo qua invece è il detersivo per noi grandi. Poi ho preso anche sempre all'Esselunga la mozzarella per la pizza, perché domani devo fare la pizza e quindi mancava. E un litro di latte fresco per Teo, che è fanatico, è un lattaro. Poi questo, tanta roba. Sia a me che a Teo piace l'idea di avere un album di Selena da quando è nata fino, beh, non si sa fino a quando, però comunque da quando è nata le foto di piccina le vogliamo, cartacee. E vorremmo anche fare un album dedicato solo al battesimo, quindi poi prenderemo un album a parte, quando avremo le foto tutto lo faremo. Però adesso ci siamo mossi per tempo per fare delle fotine, quindi quante ne abbiamo fatte alla fine? Mi sembra circa 68. Circa 60. Era bruttissima, appena nata era una scimmia. Abbiamo preso questo qua. Alla fine ha giudicato tutto rosa, baby, quindi ci sta, molto bello. E ci stanno 20 pagine. E poi abbiamo preso questa. La volevo troppo, veramente troppo. È la cornice dei 12 mesi. Ma che bella, cioè voi dovete vedere che bella che è. È bellissima. Ecco, non abbiamo pensato, perché io faccio le cose a rate, non ho pensato lì di fare le foto già fino ai 9 mesi. Faremo anche le fotine. E io le metto ovviamente in cameretta. Adesso mettiamo subito le foto di Francesco e di Sofia dentro le cornici.
Scusate, ultimamente mi sto dimenticando di chiudervi i video. Io vi volevo salutare. Vi ricordo che sotto qua nell'info box trovate il mio Instagram e il mio TikTok. Se vi fa piacere andate a seguirmi anche di là. Io vi lascio un bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao, iscriviti al canale.